proposito del tuo MVC Magazine, raccontaci un po' di questo progetto, come è strutturato, il team, gli argomenti che trattate. MVC Magazine ad oggi, diciamo, è un bellissimo traguardo a cui siamo arrivati. Dico siamo perché, come hai anticipato tu, siamo un meraviglioso team, una famiglia di tutti under 35, giovani professionisti in tanti settori, dal settore del giornalismo, abbiamo un social media manager, abbiamo videomaker professionisti, fotografi e quant'altro. Il magazine tratta principalmente di varie sezioni nell'ambito del fashion system, da quelle che sono le news in ambito fashion, quindi in senso ampio, allo street style, che è una sezione in cui ci siamo affacciati da pochissimo, e tutto ciò che è ambito beauty, lifestyle. Abbiamo anche una piccola rubrica appena inaugurata, MVC Nightlife, che parla un po' di quella che è la tradizionale dolce vita romana, in quanto siamo ovviamente con sede a Roma, nella nostra meravigliosa capitale. Basta un codice sconto per essere un influencer? No, assolutamente no, bisogna avere, diciamo, degli obiettivi chiari, bisogna essere concreti, anche perché poi tu trasmetti qualche cosa agli altri, quindi io sono una persona estremamente creativa e concreta e penso che essere influencer influenza in primis te stesso, il tuo modo, il tuo stile, il tuo modo di essere, e quindi assolutamente no. Come avviene la collaborazione con un brand? Diciamo la parola chiave è probabilmente compatibilità, nel senso che c'è una ricerca da ambedue i lati. Il brand cerca di percepire, di capire, se di individuare se ritrova in te la personalità che può ovviamente poi andare a rappresentare il brand, e dall'altra parte viceversa noi facciamo la stessa cosa. Ovviamente poi il brand stesso va a cercare, va a individuare anche se il tuo bacino di utenza, il tuo target è ideale al brand stesso. Ovviamente, detto ciò, diciamo, fondamentale è anche tutto quello che è l'aspetto delle public relations, perché sulla base di quelle poi si instaura un rapporto che nella maggior parte dei casi può rimanere un rapporto puramente formale, ma tante volte, come a me è capitato, può andare anche al di là e diventare un rapporto che può perdurare poi nel tempo, quindi più amichevole. Tu sei molto influente anche nel mondo dello streetwear, che è un po' una moda, ma cultura, che dai centri urbani è passata alle passerelle dell'alta moda. Qual è il tuo rapporto con la fashion street? Allora, diciamo che in questo momento mi trovo in una situazione di puro innamoramento, nel senso che ogni giorno percepisco e imparo un linguaggio nuovo, perché lo street è giovane, però lo street è senza regole ed è un qualche cosa anche di in continua evoluzione, molto sfaccettato, ma che racchiude anche tanto di culture sia del passato e ha anche un animo estremamente all'avanguardia. Quindi io penso che tutte queste caratteristiche sono quelle che mi hanno poi portata ad aprire un'intera sezione all'interno del magazine che voglio, diciamo, raccontare a modo mio e secondo quello che è la cultura e lo street anche di oggi. La tua beauty routine? È semplicissima, si basa su uno skincare. Sono una persona estremamente semplice, quindi mi trucco pochissimo e amo tanto le creme, amo tantissimo le maschere, gli oli, quindi sono una persona che non va mai a letto truccata se non con la pelle perfetta, e anche la mattina non inizia se non ho fatto una mia skincare alla perfezione. Dai social ho visto che sei stata alla Milano Fashion Week, quali sono le nuove tendenze, quindi colori, modelli, eccetera? Allora, le nuove tendenze diciamo sono tante e variegate. Diciamo che la palette di colori è quella che nella maggior parte dei casi accomuna il brand, quindi io ho potuto vedere tanti toni caldi, toni naturali, solari, vivaci, anche addirittura sulle sfumature del neon. C'è stato un grande ritorno di quelle che sono le linee morbide, le linee semplici, con i tanti cord suits, tantissimi oversize e anche tanti look classici ma rivisitati. In modo particolare ho visto una grande attenzione alla natura in senso ampio, ovvero sia per quanto concerne le forme, sia per quanto riguarda sia l'estetica, ma anche l'aspetto più intrinseco della
protezione dell'ambiente. E io penso che, diciamo, ognuno di noi deve essere un po' conscious di quella che è la moda, e questo deve essere il primo e principale trend da rispettare.